Senti tutti, ascolta pochi, segui nessuno. Questo è un po' il mio approccio, il mio framework per la gestione dei feedback. I feedback sono importanti, quindi senti tutti, ma dobbiamo capire da chi ci arrivano e quindi ascolta pochi e poi alla fine la decisione la dobbiamo prendere noi e quindi segui nessuno. Questa piccola checklist, se volete, nel tempo mi ha aiutato a gestire meglio i feedback e a capire che devo valutare diversamente il commento di uno sconosciuto sotto il video YouTube da invece la critica costruttiva che mi può arrivare da un amico, da un collega, da un esperto che mi può dire qualcosa che mi aiuta a crescere e a migliorarmi. Quindi, se anche voi vi trovate in una situazione del genere, provate a utilizzare questo approccio.